Quella di Donne Custodi del Creato sicuramente è stata un'esperienza completa, è stata un'opportunità di crescita dal punto di vista intellettuale, personale e spirituale. L'esperienza ci ha condotto in Sud America, dove abbiamo trascorso 3 settimane in Cile e una settimana in Argentina, dove siamo riusciti a concretizzare tutto ciò che abbiamo imparato prima di partire riguardo l'ecologia integrale che discute Papa Francesco nella sua enciclica. La pastorale mi ha insegnato qualcosa di molto importante, una grande verità all'interno di questo mio primo anno accademico. È il discernimento di ciò che è essenziale e ciò che è complementare. Infatti, vivendo una vita universitaria con tutti gli impegni e la fatica che questa comporta, stare all'interno di una comunità mi ha insegnato alla cura dello spirito, che è sicuramente la cosa più importante. Andare in Sud America è stato sempre un sogno per me ed è stato bello realizzarlo in questo contesto di pura solidarietà nei confronti dell'altro. E mi ha regalato tante emozioni bellissime, ha dato svolta alla mia vita questo progetto. Per me è stata come prendere un bicchiere d'acqua nel deserto. Per me questa esperienza è stata molto dissetante, nel senso che mi ha offerto tanto in così poco tempo. E già dall'inizio ho percepito questa forza di unione tra noi verso un unico fronte. Eravamo sì tutte donne, quindi non c'era un rapporto di amicizia quanto un rapporto tra sorelle. Per me è stata come percorrere una scalinata infinita, ogni gradino percorso era un'emozione nuova. Ecco, la pastorale è proprio questo, è il bene, è la coperta della solitudine, è un mondo magico, se si può dire. È come una famiglia dove sei costretta, tra virgolette, a buttare via tutte le negatività che ci portiamo noi nella vita. Ci aiuta a crescere moralmente, ci pone a confronto a delle realtà che quotidianamente non sono alla nostra portata.